Ora parliamo di sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Come è definito un sistema di riferimento inerziale? È un sistema di riferimento nel quale, quindi un laboratorio in pratica, nel quale vale la legge di inerzia, cioè il primo principio di Newton, il principio di inerzia, e poi valgono anche in realtà tutti e tre i principi di Newton. Quindi potremmo definire un sistema inerziale come un sistema di riferimento dove valgono i tre principi di Newton, in modo particolare il primo, il principio di inerzia. Ci chiediamo, ma quanti sono i sistemi inerziali? Beh, la Terra in pratica è un sistema inerziale. Infatti, i principi della dinamica sono stati scoperti facendo esperimenti sulla Terra, cioè in un laboratorio che si trova sulla superficie terrestre. Quindi, se non era un sistema di riferimento inerziale, non avremmo potuto scoprire i principi della dinamica. Quindi la Terra è un sistema inerziale, ma in realtà abbiamo visto anche che non è perfettamente inerziale, perché la Terra nel suo moto compie due moti rotatori, moto di rivoluzione intorno al Sole e di rotazione intorno al suo asse, e abbiamo detto in un video precedente che questi due moti rotatori della Terra in realtà producono dei deboli effetti visibili stando sulla superficie della Terra. Questi effetti sono molto deboli, si chiamano effetti non inerziali. Sono molto deboli perché le accelerazioni centripete dei due moti rotatori sono molto piccole rispetto all'accelerazione di gravità g. Però, se vogliamo essere rigorosi, la Terra non è un sistema di riferimento inerziale perfetto, proprio perché i principi della dinamica in realtà non valgono proprio perfettamente sulla Terra a causa di questi due moti rotatori. In realtà, in pratica, la Terra è come se fosse un sistema di riferimento inerziale quasi perfetto, perché gli effetti prodotti da questi due moti rotatori sono trascurabili in quasi tutti i casi. A meno che non facciamo proprio misure di grande precisione, possiamo tranquillamente trascurarli. Quindi diciamo che la Terra è un sistema di riferimento inerziale quasi perfetto. È l'unico sistema di riferimento inerziale? No. Ce lo dice Galileo. Infatti, nel principio di relatività di Galileo si afferma che tutto quello che accade in una nave che si muove a velocità costante, moto rettilineo uniforme, accade perfettamente identico a come se la nave fosse ferma. Cioè, le leggi della fisica in un sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto alla Terra sono identiche a quelle che si avrebbero sulla terraferma. Quindi anche la nave e tutti i sistemi di riferimento che viaggiano a velocità costante, in linea retta, sono tutti sistemi di riferimento inerziali perché valgono le leggi di Newton. Dal momento che tutti questi sistemi di riferimento che viaggiano a velocità costante sono indistinguibili dal sistema di riferimento che sta fermo sulla superficie terrestre. Quindi in pratica sono infiniti i sistemi di riferimento inerziali. Sono tutti quelli che si muovono a velocità costante rispetto al sistema terrestre. Si potrebbe dire che presa, la stazione come sistema di riferimento inerziale, tutti i treni che viaggiano in tutte le direzioni, anche verso l'alto, il basso, destra, sinistra, obliqui, purché viaggino a velocità costante in linea retta, sono tutti sistemi di riferimento inerziali, quindi sono infiniti. Ma allora quali sono i sistemi di riferimento non inerziali, cioè quelli nei quali non valgono le leggi di Newton? E in particolare non vale la prima legge di Newton, cioè il principio di inerzia. Quali sono? Sono tutti quelli che, rispetto alla stazione, non viaggiano a velocità costante. Sono per esempio i treni che accelerano, frenano o curvano. Infatti, se accelerano in avanti o frenano, hanno delle accelerazioni lineari, se curvano invece hanno l'accelerazione centripeta. Ecco che torna il discorso che facevamo all'inizio, che la Terra a rigore non è un sistema di riferimento perfettamente inerziale, perché è comunque un sistema che si muove di modo circolare e quindi è un sistema accelerato, c'è cioè l'accelerazione centripeta. Però ribadiamo che queste due accelerazioni centripete dei due moti rotatori della Terra sono molto piccole e quindi trascurabili in pratica.